Benissimo, avviata la diretta su YouTube e iniziata la nostra eh, registrazione. Vi do un benvenuto a questa serie del 2023-2024 dei mercoledì di Sapie. Che cos'è Sapie? Beh, sicuramente molti di voi lo, lo sapranno già, avranno già visto il nostro sito e le nostre iniziative. Siamo un'associazione scientifica fatta da ricercatori, insegnanti e persone che si interessano alla didattica e alla valutazione evidence based, basata su evidenze. Che cosa vuol dire? Proponiamo una didattica e una valutazione che non sia frutto di riflessioni estemporanee e non fondate sui dati, ma che in qualche modo abbia dietro delle prove di efficacia forti. Che ci consentono di eh, valutare cioè, quanto le azioni che noi svolgiamo in aula, e in classe, cioè, portino effettivamente ai risultati sperati che noi abbiamo definito nei nostri obiettivi. Allora, l'associazione è un'associazione che non è a scopo di lucro, non siamo un ente di formazione, cioè, ci manteniamo con le quote dei soci okay? cioè, e quindi è un invito che io faccio sempre. Adesso sta. Si sta aprendo la campagna di per il 2023-2024, quindi abbiamo chiuso quelle del 2023, stiamo aprendo quelle del 2024, quindi chi farà l'associazione a, a Sapie adesso da qui in poi sarà già associato per il 2024. Cioè, e, e Noi viviamo, riusciamo a fare tutte queste iniziative che voi avete visto con i mercoledì di Sapie e con le altre iniziative che offriamo gratuitamente, in buona parte, alle scuole, grazie al fatto che siano molti gli associati che ci sostengono, che lavorano insieme a noi, che ci aiutano nelle sperimentazioni. Quindi, eh, se vi, vi piacciono le nostre iniziative, vi invito a, ad associarvi e a far parte di questa grande famiglia che è sapie, che sopravvive grazie alla buona volontà e all'impegno dei soci. Fatta questa presentazione di servizio, Passo subito a presentare il webinar di oggi, cioè come si fa una lezione efficace. I relatori sono Antonio Calvani, nostro direttore scientifico, che voi conoscerete sicuramente, cioè Antonio Marzano, poi Lotto Montina e Sergio Miranda, che non vedo però cioè nel parterre. Spero che sia presente. No, non, non ci poteva non essere. Non ha potuto essere presente. Nessun problema. Allora, Lascio a questo punto la parola e anche l'host a Loto Montina che proietterà delle slide che troverete, che troverete sul sito Sapie, già inserata. Inserata sul sito Sapie troverete anche un link, cioè se vi interessa un attestato di partecipazione ad un breve test che dovrete svolgere per avere testato che certificherà il fatto che voi, voi siate stati presenti a questo webinar e siate stati attenti quindi siete in grado di appunto rispondere alle domande sui contenuti presentati nel, nel webinar stesso. Detto questo lascio sicuramente la parola ai nostri relatori eh, appunto di oggi e mi collegherò di nuovo tra un'oretta circa, perché in questo momento ho un altro impegno, sono in un altro webinar. Buon lavoro e a tra poco. Grazie, sto condividendo. Si vedono le slide? Sì. Perfetto. Parola al professore. Grazie, Roberto. Grazie, Loto. Buon pomeriggio a tutti. La presentazione di oggi tocca un tema. Di cui ci occupiamo ormai da molti anni come, come associazione, un tema che a nostro parere è fondamentale se ci poniamo in un'ottica, diciamo, di cercare i modi più concreti per migliorare gli apprendimenti degli alunni. Quindi l'interrogativo che qui ci poniamo, che riguarda la lezione frontale, dovrebbe essere l'interrogativo prioritario al centro di ogni tragitto di formazione, sia formazione in servizio sia formazione che precede il servizio come quella universitaria. Si tratta di intervenire nella lezione. Naturalmente toccando questo, questo argomento eh, bisogna anche fare qualche considerazione perché noi siamo Circondati da ondate ideologiche, diciamo così, che ritornano periodicamente, direi ogni 10-20 anni ormai, è un ciclo di opposizione alla lezione. Quante volte si sente di dire che bisogna abolire la lezione frontale, è diventato un refrego, e eh, siete ancora al tempo della lezione frontale. Eh, beh, eh, quando si parla di lezione frontale, non si deve intendere la lezione retorica in cui l'insegnante parla e gli alunni sono passivi e ascoltano. Si deve intendere una cosa diversa. Quindi una lezione che deve essere ben strutturata e interattiva, ma se parliamo di lezione strutturata e interattiva, si parla di qualcosa che non può essere eliminato dalla scuola, ma che anzi... Tutte le ricerche che abbiamo, e sono una grande quantità di evidenze, ci indicano essere la strada più importante, fondamentale per migliorare gli apprendimenti. Quindi, se, se ci viene chiesta la, la, posta la domanda qual è la via, se vogliamo, più economica, non facile, ma più praticabile, più economica per migliorare la scuola, dovremmo rispondere: miglioriamo come l'insegnante gestisce la lezione, lezione tra virgolette, nella sua classe, come la gestisce dal punto di vista gestionale, cioè la tipologia dei rapporti che riesce a restaurare con i suoi alunni e dal punto di vista cognitivo, cioè pensando a ciò che gli alunni devono apprendere. Si sa come l'insegnante si deve comportare? Ebbene sì, lo sappiamo. Tante ricerche convergono indicandoci dei modelli, dei riferimenti che sono sempre quelli da almeno 30 anni. Ci sono parecchi ricercatori che hanno dedicato la loro vita a questo aspetto. Pensiamo, per fare solo un nome, alla Rosenschein. Rosenschein è un pedagogista che ha dedicato 40 anni della sua vita a studiare come si comportano gli insegnanti esperti della classe. Insegnante esperto vuol dire. Non un insegnante che ha esperienza generica, ma l'insegnante che sa portare gli alunni a livelli più alti nella qualità degli apprendimenti e della motivazione rispetto a quello che fanno i suoi colleghi nello stesso contesto sociale culturale. Quindi ci sono le evidenze, le prove che dimostrano che certi insegnanti possono essere più esperti, ma gli studi di Rosenstein si, si integrano ormai. Con quelli sugli design, sulle scienze cognitive, sulla teoria del carico cognitivo, una teoria fenomenale che oggi ci spiega quali sono le, le avvertenze a cui l'insegnante deve stare attento dal punto di vista di cosa comunica, del contenuto cognitivo che comunica delle classi, e tutte le meta-analisi dell'education. Io adesso non vado oltre. Perché di questa articolazione di una lezione efficace parlerà l'Otomontina? Faccio solo una piccola piccolo anticipazione sulla parte concettuale. Questi che voi vedete sono i concetti fondamentali che ogni insegnante deve conoscere. Ma non si tratta solo di conoscere, si tratta poi di vederli calati nella lezione e poi terzo step, di saperli praticare, praticandoli nella, nella lezione vissuta, nell'esperienza didattica. Allora, il nostro intervento si eh, articola così. Eh, adesso Lotto Montina fa la sua presentazione, focalizzando poi in particolare su questi termini obiettivi, preconoscenze, carico cognitivo, modellamento, metacognizione, Feedback, conservazione in memoria, questi termini concetti segnati che sono eh, l'architettura su cui si fonda una lezione efficace, dopodiché il reto Montina mostrerà operativamente, e poi, diciamo, si passa, si fa un altro passaggio, si presenta un questionario che abbiamo costruito e che usiamo nel. La formazione con gli insegnanti per misurare il gap, la distanza che c'è tra l'insegnante esperto e l'insegnante non esperto, che ha le sue concezioni o, o misconcezioni, e poi eh, Antonio Marzano completerà il disegno formativo con la parte come si fa l'esperienza pratica, lesso stadi e macro teaching. Io ho concluso, Loto, vai pure avanti te. Beh, questa slide la possiamo saltare, è troppo densa. Naturalmente per tutti gli approfondimenti voi li trovate sul sito di Sapie. Troverete anche altre videoregistrazioni sull'argomento. Negli anni ne abbiamo fatti tantissime e se vi interessa approfondire, scriveteci e noi vi rispondiamo. Grazie, grazie professore, non riuscivo ad attaccare il microfono. Eh, ok, adesso mi sentite, direi di sì, quindi ringrazio il professor Calvani per questa introduzione e questa slide qua invece sintetizza eh, le cose che ha appena detto e la sintesi che ha operato sapie se non sbaglio nel 2017 e poi successivamente aggiornata dove... Eh, vengono fuori le raccomandazioni fondamentali per l'insegnante che appunto eh, emergono da questo convergere della ricerca su questi 11 aspetti. Su questa base con, eh, con Sapie eh, abbiamo cercato anche in, eh, di dare una forma più didattica per gli insegnanti di strutturare un modello di lezione efficace. Che potesse essere di riferimento per aumentare l'expertise degli insegnanti fondamentalmente dalla primaria, anche dall'infanzia per certi aspetti, fino alle scuole superiori almeno. E, essendo appunto rivolte a tutti gli insegnanti, sono eh, di ordine eh, per lo più generale, eh, ma insomma, chi insegna nei vari gradi potrà vedere come poi. Facilmente i principi si calano nelle diverse tipologie di alunni che possiamo avere davanti. Eh, la, la premessa fondamentale per una buona lezione è una buona gestione della classe, una gestione positiva della classe. Eh, buone relazioni, coinvolgimento, una buona attenzione degli alunni, un buon sostegno alla cooperazione sono un, una buona cooperazione tra gli allievi, sono un ingrediente fondamentale, anzi, sono la base. Uh, forse l'acqua direi in cui uh, nuotiamo se uh, vogliamo fare una, bene, una buona lezione. Quindi le strategie di gestione della classe che qui sono estremamente sinteti sintetizzate uh, devono anch'esse essere acquisite dal, dall'insegnante come anche la, um, come la, come la, gli elementi insomma, di una buona uh, lezione. Quindi una gestione positiva della classe presuppone un, uno sforzo incessante per creare e mantenere le condizioni favorevoli all'apprendimento nel contesto classe. Alcuni principi che possiamo qui enunciare sono la witness con Kunin, cioè l'essere dentro la situazione. Come entriamo in classe dimostriamo attenzione, ci guardiamo intorno, i banchi sono ordinati, come sono le sedie, come sono seduti gli alunni, li guardiamo tutti quanti, ogni singolo alunno deve sentire la nostra attenzione e deve eh, percepire che ci preoccupiamo, che siamo attenti a lui o a lei come persona. La lezione, per essere appunto coinvolgente e per attirare l'attenzione degli allievi, l'insegnante deve comunicare energia, entusiasmo e deve avere un certo ritmo, una certa scorrevolezza all'interno poi delle azioni che vedremo tra poco una grossa attenzione deve essere posta nella gestione della classe a tutti gli aspetti della comunicazione non verbale che deve essere deve diventare uno strumento per comunicare quello che vogliamo un alunno un pochino più agitato mi avvicino fisicamente e mi metto di fianco a lui o lei, questo già cala il livello di attivazione di agitazione, lo sguardo, la postura, la, il gesticolare per sottolineare certi aspetti, cioè tutti eh, espedienti direi quasi teatrali o comunque di, di essere in situazione attraverso il movimento del nostro corpo che ci permettono di tenere passatemi il termine, le briglie della classe e quindi di eh, effettuare la lezione migliore. Ancora eh, poche regole, c'è cioè alcune eh, regole di comportamento che vanno rinforzate in maniera sistematica. Cos'è il rinforzo? È quella eh, conseguenza di un comportamento che ne, pro, ne, ne, ne aumenta la probabilità di emissione futura, quindi eh, tutte le volte che gratifichiamo, che diamo un accenno positivo, anche solo eh, appunto con, con, con il viso, con l'espressione facciale, eh, noi stiamo rinforzando le regole, quindi vanno ribadite e rinforzate. All'interno di un stile comunicativo, che è, è quello che prendiamo un po' da Gordon e dalla psicologia umanistica, ossia eh, l'accoglienza, il pieno rispetto della persona, eh, fermo restando che invece i comportamenti problematici, le, le situazioni difficili vanno invece appunto problematizzate e affrontate. Questo è giusto, insomma, due parole per, ehm, che spero. Siano sufficienti a fare un quadro di come l'insegnante entra in classe, di qual è il tipo di atteggiamento che abbiamo come insegnanti in classe, no? Ancora l'ultimo esempio: una cosa che entro in classe, appunto come vi ho detto, giro, guardo intorno, vedo tutto quanto, controllo, magari apro la finestra, chiedo a un alunno di sistemare il banco, e, e quindi esercito la mia presenza, un'altra cosa è che entro, mi siedo dietro la, la scrivania, la cattedra, come mi, come mi viene, e in classe succede qualsiasi cosa, ecco. Quindi questa è la premessa per svolgere una lezione efficace che, eh, così giocando un po', abbiamo detto la lezione efficace in sette passaggi, che sono esattamente quelli che abbiamo visto col professor Calvani, quindi rendere chiari gli obiettivi, attivare le preconoscenze, l'attenzione al carico cognitivo, il modellamento e eh, le dimostrazioni ad alta voce, l'utilizzo del feedback, eh, l'attenzione alla metacognizione e il favorire riapplicazioni future, la memorizzazione futura. Quindi possiamo entrare in classe e vedere i vari momenti della lezione, dalla sua preparazione, eh, dobbiamo entrare in classe sapendo quello che vogliamo fare alla fase dell'avvio. Eh, nella quale appunto diamo quell'impulso iniziale eh, alla lezione, alla lezione vera e propria che è costituita fondamentalmente da due momenti, quello della presentazione di nuovi argomenti, concetti, strutture cognitive da parte dell'insegnante e quello dell'interazione con gli alunni. Quindi possiamo immaginare la lezione come un continuo, un ciclo continuo di questi due eh, fattori, cioè la lezione frontale di cui parlava il professor Calvani, quindi la comunicazione da parte dell'insegnante alla classe, da un lato, e eh, l'interazione con gli alunni, eh, dall'altro, fino a lasciarci qualche minuto, cinque, sette minuti. Per la conclusione della lezione, che anche questa deve essere svolta in maniera efficace, utile. Un momento che spesso come insegnanti ci dimentichiamo perché andiamo troppo lunghi, dobbiamo chiudere e quindi lasciamo la lezione un po' sospesa, invece, ci andiamo a soffermare un momento su come evitare questo. Quindi partiamo dal, dal primo momento la preparazione della lezione. La preparazione della lezione è fondamentalmente la chiarificazione di quelli che sono gli obiettivi che eh, vogliamo conseguire, cosa dovrà sapere saper fare l'alunno e a che livello di prestazione dovrà arrivare in seguito all'esperienza di apprendimento che svolgeremo insieme in classe. Quindi entriamo in classe, prima di entrare in classe, ci fermiamo un momento e riorganizziamo, magari anche in mappe mentali, in mappe concettuali, eh, la struttura dei significati da apprendere. Quali sono le big ideas, i grandi concetti fondamentali, che cosa ne deriva, e quindi la struttura, l'interaiatura, direi, lo scheletro della lezione. Sulla base di questo andiamo a definire gli obiettivi, ciò che gli alunni dovranno sapere, saper fare. Ossia, ehm, noi insomma, da, da, da Bloom in avanti abbiamo moltissime tassonomie. Con eh, il professor Calvani proponiamo una tassonomia es estremamente semplificata in due tipi di conoscenze. Eh, su, conoscenze di superficie, eh, quindi eh, procedure, tecniche, mh, informazioni, dati, eh, termini e quant'altro, eh, luoghi, quello che può essere, quindi da, che presuppongono la memorizzazione, e le conoscenze profonde che invece presuppongono, sono inferenze, collegamenti, analisi, spiegazioni e via dicendo, che presuppongono invece un livello di comprensione, di mob mobilitazione delle risorse cognitive un pochino più eh, appunto, profondo. Eh, All'interno di una, diciamo, ci piace usare l'acronimo SMART per definire gli obiettivi, che vuol dire che gli obiettivi devono essere specifici, ossia operativi, e vediamo tra poco che significa, M misurabili, A, adeguati al livello di, cognitivo del soggetto, chiaramente in base a chi abbiamo di fronte, gli obiettivi devono essere adeguati. Eh, rilevanti, rilevanti co come si fa a rendere rilevante un, uh, un, uh, un obiettivo, uh, qualcosa da perseguire, eh, fondamentalmente attivando le preconoscenze, le andiamo a vedere tra poco. Temporizzati, cioè devono avere un tempo. Eh, devono, ci deve essere un limite temporale entro il quale vanno perseguiti, vanno raggiunti. Eh, ritorno alla M, eh, entro il quale vanno misurati, cioè, io faccio tutta una serie di azioni, ad un certo punto dovrò. Misurare se li hanno eh, raggiunti oppure no questi obiettivi che mi ero dato. Come faccio a fare questo? Rendendo gli obiettivi operativi, ossia mentre a casa, appunto, nella preparazione definisco gli obiettivi che voglio raggiungere nella mia lezione, nel mio ciclo di lezioni.

Definire prioritariamente la prova di valutazione è un'azione dall'altissimo valore didattico, eh, perché ci permette, innanzitutto, di mostrare agli allievi che tipo di prova dovranno superare eh, in seguito. Quindi, questo permette di orientarli verso le cose più importanti, eh, permette a noi di fare una didattica eh, più indirizzata e mirata a ciò che gli alunni dovranno saper fare. E chiarifica enormemente a noi stessi, quindi, eh, quello che dobbiamo fare, e quindi semplifica anche eh, l'azione didattica in classe. E quindi una volta fatto questo lavoro preliminare, possiamo comunicare i nostri obiettivi alla classe. E quindi entriamo nella lezione vero, vera e propria con l'avvio della lezione. Quali sono le caratteristiche dell'avvio della, della lezione? Noi le riduciamo nel termine attivare le preconoscenze. Allora, prima di tutto noi entriamo in classe, abbiamo visto, dobbiamo orientare l'attenzione de degli studenti a noi e alla lezione. Uno studente distratto, uno studente che pensa ad altro, uno studente che non apprende. Uno studente attento a quello che avviene in classe è uno studente che apprende. Quindi tutta la ricerca fondamentalmente, tutti i teorici citati da da dal professor Calvani partono dal primo punto che è orientare l'attenzione degli studenti. Secondo, vado a richiamare il già fatto, eh, che può essere propedeutico no? alla lezione. Allora, vi ricordate, nell'altra lezione abbiamo fatto questo e quell'altro, ecco, questo ci tornerà utile, quindi chi si ricorda questo o quest'altra cosa, e poi vado ad attivare le preconoscenze. Eh, che cosa sono le preconoscenze? Sono ciò che gli alunni già pensano prima che si avvii la lezione, prima di affrontare in maniera, diciamo, accademica l'argomento. Uh, perché scrivi la risposta? Perché un metodo estremamente efficace che permette il coinvolgimento reale di tutta la classe è quello di allora, oggi affrontiamo questo argomento. Che cos'è per voi questa cosa? Uh, scrivete due righe oppure, secondo voi, se io faccio questo e quest'altro cosa succede? no? Magari nella lezione di scienze? Uh, scrivete due righe, no? Infinite possono essere le domande, eh, ma farli scrivere è fondamentale per due ordini di motivi. Uno, perché è l'unico modo per essere sicuri che tutti quanti si attivino, perché come sappiamo nella discussione in classe, spesso parlano i 3-4 in 3-4 e gli altri sono più silenti. Secondo, serve proprio per coinvolgere i più silenti perché innanzitutto tutti hanno fatto lo sforzo cognitivo di scrivere due righe e poi io posso far leggere a chi non interviene normalmente in classe, posso far leggere le sue risposte e quindi in questo modo inizia ad intervenire. In seguito, eh, quindi questa attivazione delle preconoscenze, in questo modo emergono le preconoscenze, le idee precedenti che hanno gli alunni che dovranno... Eh, eh, e, e scusa, sulle quali io andrò a innestare i nuovi concetti, la nuova struttura cognitiva. Questa nuova struttura cognitiva, questo nuovo sistema di idee che eh, vado a presentare per la prima volta ai miei allievi, potrà essere eh, o, eh, ci dice Piaget, assimilata agli schemi esistenti, quindi gli allievi hanno già delle buone idee in merito e quindi integrano, assimilano i nuovi concetti. Oppure vanno a stridere con le nuove concetti che vanno a presentare, entrano in contraddizione con quelli che già hanno e quindi entra una, una situazione di, 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 di crisi cognitiva, direi. E gli allievi dovranno fare l'accomodamento, ristrutturare gli schemi esistenti per accogliere le nuove informazioni, oppure queste informazioni si obblieranno. Quindi, vedete l'importanza di lavorare sulle preconoscenze e ristrutturarle ove necessario, altrimenti l'informazione si perde. Difatti, qua sta la differenza tra apprendimento significativo e apprendimento meccanico. L'apprendimento significativo si collega alle preconoscenze, quindi rimane più vivido, vivo, utilizzabile nel tempo, l'apprendimento meccanico è appreso a memoria oggi e dimenticato domani. Ok, quindi una volta che abbiamo attivato le preconoscenze, direi che abbiamo la classe calda, pronta, eh, cognitivamente predisposta all'apprendimento. Quindi inizia la fase della presentazione. Vado a dire quello che devo dire, a spiegare quello che devo spiegare. Chi dice atti? Caro insegnante, parla meno e fai agire di più gli insegnanti. Le lunghe esposizioni non servono a niente. Quindi essenzialità, chiarezza e concisione del linguaggio nei messaggi che veicoliamo. Grossa attenzione a eh, chiarire il lessico, eh, spiegare le parole difficili, le parole che non conoscono, anticipare le possibili difficoltà legate al non conoscere il lessico. Lavorare su un argomento alla volta, su un obiettivo alla volta, di modo e chiarirlo, di modo che gli alunni sappiano come orientare la loro attenzione e eliminino tutto ciò che è in più. Tutto questo, dicevo, ha a che fare con la teoria del carico cognitivo, introdotta prima dal professor Calvani. Cosa ci dice questa teoria? Esattamente questo, ci dice di ridurre tutto il carico cognitivo estraneo, tutte le parole inutili, tutti i riferimenti collaterali, eh, tutte le parole che non conoscono e le dobbiamo chiarire, eccetera. Eh, ridurre al massimo, eh, per esempio, la lavagna. Un'ottima eh, modalità comunicativa è quella della... Ehm, parlare con un'immagine fissa alla lavagna, ma se io alla lavagna, per esempio, mi è rimasta mi è rimasta, io faccio matematica, mi è rimasta l'immagine di storia della collega dell'ora prima, questo è un carico cognitivo distraente. Quindi ecco, il carico cognitivo estraneo, distraente, io lo devo ridurre, lo devo eliminare. Devo valorizzare il carico cognitivo pertinente, l'impegno degli allievi. E devo modulare il carico intrinseco, ossia il carico, proprio la, la difficoltà, la complessità del compito in base alle loro capacità. Come faccio a fare quest'opera? Scompongo in pezzettini ciò che devo insegnare, in piccole unità che andrò a insegnare una alla volta, a verificare che siano acquisite, per poi metterle una dopo l'altra, dai livelli più semplici a quelli più complessi. Uh, assecondando il ritmo di apprendimento del, dell'allievo. Qua voglio dire che fondamentalmente molte volte noi dobbiamo correre, 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 però forse è meglio andare un po' più piano e far capire meglio quello che diciamo. Uh, nella spiegazione utilizziamo un atteggiamento problematico critico, quindi il pensiero ad alta voce, ci poniamo noi da modello, noi intendiamo l'apprendimento come un processo cognitivo dinamico che accompagniamo, quindi un accompagnamento guidato e con dell'aiuto che poi andiamo a sottrarre con il fading. È importante nella fase di spiegazione mettersi sempre dal punto di vista delle difficoltà che incontreranno gli allievi e eh, stimolare anche i loro interventi, ancora qui perché non intervenire, non inframmezzare con brevi interventi scritti che coinvolgono tutti, porre i loro problemi, sollecitare spiegazioni, ipotesi. Quindi anche la fase diciamo, della spiegazione frontale diventa una fase interattiva, anche questa. Uh, entriamo nell'interazione vera e propria che avviene soprattutto attraverso il feedback. No? Quindi abbiamo detto la cosa più importante è spostare più e prima possibile gli studenti a lavorare individualmente o in coppia oppure su un lavoro collettivo, però farli subito lavorare e in quel modo andare ad intervenire, girare, parlare con tutti. Per eh, rendere visibile il processo di apprendimento con un feedback, il feedback come deve essere, una cosa abbastanza stringata, agile, chiara e esplicativa, anche in forma di domanda. Ma qua cosa potresti fare allora a questo punto? Perché il feedback cos'è? Il feedback è un segnale che ha tre caratteristiche: uno ricorda l'obiettivo da raggiungere, allora tu devi fare quello e dovevi fare questo. Ripercorre il percorso svolto fino al punto di intoppo. Ossia hai fatto questo, quest'altro, bene, bene, poi sei arrivato qua e qua ti sei fermato. Eh, eh, ma che è successo? Allora, perché non provi a fare così? Ossia diamo un indirizzo per superare l'ostacolo e procedere verso la meta. A quel punto ci allontaniamo, giriamo per la classe e poi dopo un po' torneremo e andremo a vedere se c'è bisogno. Il feedback non è un rinforzo. Uh, nel senso che non, non ha quella caratteristica rinforzante di far ripetere il comportamento, ma ha invece la caratteristica di indirizzare l'apprendimento, è molto diverso. Quindi il feedback si orienta dall'insegnante verso l'allievo, che è quello a cui avete pensato tutti, ma anche dall'allievo verso l'insegnante e. Perché dall'allievo verso l'insegnante? Perché attraverso i feedback che do io vedo anche gli studenti che difficoltà hanno, dove si sono intoppati, che problemi hanno incontrato, quali sono le cose che hanno capito meno. E quindi questo feedback che va dagli allievi verso di me mi permette di riorientare la mia. Progettazione didattica e quindi di andare a fare magari delle cose che precedentemente non avevo previsto, oppure mi segnala che devo ripetere un argomento. Insomma, dice Rosenstein, eh, rispieghiamo gli argomenti anche più e più volte, non abbiamo paura di rispiegare fino a che non hanno capito tutti. E poi il feedback tra gli allievi, soprattutto nella peer education, nel peer tutoring, no? quando vanno a lavorare a coppie e, e quindi si danno dei feedback, si correggono e via dicendo. Il feedback si colloca in un clima di classe, l'abbiamo visto prima, un po' la gestione della classe, ma qua andiamo su aspetti più specifici di didattica, ossia in cui si valorizza l'errore, cioè l'errore deve essere la cosa più importante, più bella che abbiamo in classe perché è il punto di partenza di tutti i ragionamenti. Quindi eh, i bambini spesso, i ragazzi hanno paura di sbagliare, invece per noi dobbiamo trasmettere che per noi l'errore è la cosa più bella che c'è perché... Se loro ci fanno un errore, ci spiegano l'errore, capiscono l'errore, allora stanno imparando a non ripetere più quell'errore e quindi stanno imparando, l'apprendimento procede bene. Il clima deve essere sfidante, nel senso che i ragazzi devono arrivare alla fine dello, de, de, del compito, devono, finire con uno, de, devono avere il senso di aver concluso qualcosa, di aver fatto delle attività alla loro altezza e che ce l'hanno fatta venirne a capo, quindi uscire con una coccardina diciamo, no? sul petto. Eh, accogliente, quindi rispetto all'accoglienza della persona, è incoraggiante. Quindi è un clima appunto positivo, no? dove dobbiamo trasmettere, dove tutti siano ugualmente coinvolti nei turni di parola. Su questo dobbiamo stare molto attenti eh, nel coinvolgere tutti eh, che tutti parlino. Eh, addirittura io suggerisco di tenere l'elenco degli alunni sul foglio di fianco e fare una crocetta di fianco al nome ogni volta che uno interviene, così controlliamo che tutti intervengano, parlino. In maniera piuttosto equa, eh, che tutti partecipino e che tutti ricevano i feedback. Quindi non solo gli alunni in difficoltà, ma tutti. Insomma, è. Anche un contesto classe in cui vi sia senso di gruppo, quindi dove lavoriamo anche sulle relazioni, sull'importanza di collaborare, dello stato insieme, do dove ci sia ascolto reciproco e quindi i, i conflitti vengano risolti attraverso la comunicazione, l'ascolto, la comprensione del punto di vista dell'altro e la ricerca di soluzioni eh, che ha accontentino o comunque insomma condivise. E l'umorismo. L'umorismo non può mancare perché. Insomma, questi stanno a scuola tantissimo eh, e comunque, eh, quindi, gli va alleggerito, e l'umorismo comunque aiuta tutti i processi di apprendimento. Un altro aspetto a cui dobbiamo prestare eh, attenzione, nel, appunto, nell'interazione, è quello della metacognizione. Qua ci sono tre citazioni dotte: eh, la, il linguaggio ha origine, prima come mezzo di comunicazione esterno, quindi, prima io parlo e comunico quello che. Che la, la, la mia idea, quello che credo, e so e una volta che ho emesso quelle parole, queste parole possono diventare gli elementi mattoncini del mio pensare interiore, quindi del mio processo mentale interno. Quindi diventa fondamentale far esplicitare ai ragazzi le strategie, i metodi, le riflessioni, i problemi, perché poi con quel linguaggio dell'esplicitazione di, di, di queste. Di, di, di questi fattori, loro costruiranno il loro pensare interno. La metacognizione cos'è? Il grado di consapevolezza e controllo sul proprio processo cognitivo. Cioè, tutte le volte che io mi chiedo, ma cosa sto facendo? Ma come lo sto facendo? Ma lo sto facendo bene? Era quello che dovevo fare? Ecco, tutte le volte che mi faccio queste domande, sto facendo della metacognizione. E noi dobbiamo insegnare ai ragazzi a fare esattamente questo. Perché imparare significa in sostanza migliorare la nostra capacità di, di apprendimento, ossia aumentare il nostro controllo sul nostro processo di apprendimento. Quindi come si può fare? Per quanto riguarda noi insegnanti. Uh, ci presentiamo noi stessi, no? come modello di un buon pensare metacognitivo. Ed è appunto il modellamento di cui parlavamo nella, nel pensare ad alta voce, il riflettere, ragionare. Allora, c'è questo ma come potrei fare? Adesso faccio così. Siete d'accordo? No, non fare così. Ma ah, perché non devo fare così? Perché se no succede uguale. Allora, come potrei fare? Allora potrei fare in... ok, quindi questo ragionare ad alta voce e anche in interazione con la classe permette appunto di presentare un modello di buon pensare che gli allievi possono in questo modo interiorizzare e dobbiamo favorire processi di immaginazione mentale e autospiegazione e quindi eh, ok allora come lo devi fare tutu, 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 oppure eh, farli immaginare proprio fargli usare l'occhio dell'immaginazione per eh, manipolare i concetti e le strutture Invece per quanto riguarda gli allievi, magari nel lavoro lo facciamo individualmente tutte le volte che gli facciamo queste domande, ma possiamo lavorare molto col lavoro a coppie. Per esempio, spiega al tuo compagno il senso della consegna e se hai tutto quello che ti serve. Allora questo problema adesso ci chiede di fare questo, questo, quindi ci serve quello, oh, quello non lo so. Attività metacognitiva, ok, non lo sai, come puoi fare a recuperarlo se non lo sai, per esempio. Le possibili strategie risolutive, come valutarle? Allora vai, allora io farei così e cos'ha, eccetera. E poi l'altro risponde e si confrontano. Come verificare se il prodotto finale corrisponde alla richiesta? Ecco, questi sono giusto tre esempi di argomenti sui quali possiamo concentrare la loro attenzione in una fase di lavoro. Io ti do il compito adesso. Lo fate a coppie, uno spiega l'altro e l'altro a uno, prima il primo aspetto, poi il secondo, poi lavorate, vi confrontate, poi sul terzo. E quindi uniamo l'attività metacognitiva alla risoluzione di una consegna pratica. È evidente che quando parlo di problemi, non parlo solo di matematica, ma di qualsiasi tipo di compito gli vogliamo far fare. Siamo arrivati, sono andato leggermente lungo alla conclusione. La conclusione è fondamentalmente l'obiettivo nella conclusione della lezione, si pone il problema di rendere tutto quello che abbiamo affrontato nell'ora, nelle due ore di lezione, riutilizzabile a distanza di tempo. Quindi, primo, me la immagino in questo momento come una mappa concettuale, eh, che magari posso aver fatto, posso proiettare, posso, aver, posso disegnare con gli allievi alla fine della lezione. Quindi, chiudo la lezione richiamando. Gli obiettivi, allora, noi uh, abbiamo iniziato questa lezione che volevamo imparare a fare questo, questo, che ci siamo posti questo problema e volevamo raggiungere questo risultato. Ok, quindi. Vi ricordate all'inizio alcuni di voi pensavano questo, poi abbiamo iniziato a fare e abbiamo trovato questo problema, però dalla discussione è uscito fuori che questo problema l'abbiamo risolto in quest'altro modo, poi abbiamo capito quest'altra cosa, quindi ci abbiamo aggiunto quest'altra, l'abbiamo applicata a questo e abbiamo capito che questo tipo di problemi si possono risolvere in generale con questo tipo di approccio, però dobbiamo stare attenti a questa cosa e a quell'altra cosa, vi ricordate, che è emersa durante la lezione. Chiaramente anche qua posso avere un, un livello di interattività. Eh, è tutto questo. A cosa ci serve? Che ci facciamo con tutta sta roba? Ecco, eh, potrà esserci utile. Ah, tra l'altro, questo non lo sapete, ma eh, tra qualche settimana introdurremo questo argomento dove proprio da qui partiremo. Quindi ricordatevelo: in questo modo io creo un gancio. Cos'è il gancio? Eh, dice Brunner. Eh, L'apprendimento è come un cappotto. Se non c'è il gancio, il cappotto casca per terra. Io invece ti ho creato il gancio, quando tra due o tre settimane farò quest'altra lezione, ti dirò: Oh, vi ricordate quello che abbiamo fatto l'altra volta? Ecco, ve lo ricordate? Ripas ecco, parte. A e quindi eh, con questo gancio io vado ad attivare, diciamo, questo gancio a predisporre cognitivamente gli alunni ad acquisire i nuovi concetti. E poi, la lezione è finita, eh, a questo punto, eh, bene, vi do i compiti, se ve li voglio dare, eh, torno a casa e vado a programmare i futuri riattraversamenti, o i cosiddetti ripassi degli argomenti affrontati, perché da... da... Non viene in termine, non viene da, da Heidinghaus eh, in avanti abbiamo capito una cosa fondamentale: perché un'informazione si trattenga in memoria va ripetuta, va rinfrescata nel tempo. E, e quindi eh, un'informazione che non anche presentata, svolta nella maniera più efficace, se non viene ripresa da punti di vista differenti, in modalità differenti, riapplicandola a situazioni anche differenti o con tipo di esercitazioni sopra, eccetera, se l'alunno non è obbligato a recuperare quell'informazione ad un certo punto si perderà. Quindi programmiamo i ripassi nel tempo. E io avrei finito. Quindi forse è andato Quindi adesso continuo io. Vai. <ride> allora, eh, un po' tutto quello che è stato detto dai miei colleghi fino a questo momento, noi l'abbiamo oh, riversato negli ultimi anni in questo ETQ, questo orario per l'insegnamento efficace. Che cos'è in pratica? In pratica, è un, uh, uno strumento che figlio di alcune pubblicazioni, che Antonio Calvani ha uh, elaborato e presentato dal 2014 in poi, in particolare l'insegnamento efficace è una, un suo libro, mi si ricordo bene del 2014, da lì, col suo gruppo di ricerca a Firenze, ha messo su, tenendo conto. Delle evidenze empiriche a livello internazionale, e quindi dell'effetto di determinate metodologie, di determinati strumenti, di determinati atteggiamenti da parte dell'insegnante, ha messo su per l'appunto questo questionario, che ha una particolarità. Viene somministrato normalmente all'inizio di un percorso formativo e. Eh, Accanto a delle situazioni specifiche, eh, come vedete in questo momento nella slide, l'insegnante deve prendere una posizione. Ad esempio, secondo la tua esperienza personale, l'insegnante efficace ritiene che, e ci sono tante opzioni, una di queste è si debba creare o aggiungere quanti più stimoli possibili alla presentazione di un argomento. Su questa seconda parte, Chiediamo su una scala a cinque punti l'accordo da un lato, una polarità, il disaccordo da un'altra, quindi da una a 5. Perché? Perché in base alla risposta dell'insegnante sono stati prodotti dei feedback. D'accordo? Quindi alla fine dell'elaborazione uh, dell di questo questionario, che ha subito un'evoluzione, ce ne sono cinque. Sei versioni successive che si sono arricchite dal 2014 al 2017-18, sempre col gruppo del professore eh, Calvani. Eh, fino ad arrivare a oggi ci sono sei versioni che sono state migliorate, modificate per altri contesti anche dopo il COVID. Quindi con delle sezioni per le, sulle nuove tecnologie e che sostanzialmente però. Hanno lasciato immutate quattro sostanziali dimensioni che sono quella progettuale, cognitiva, valutativa e gestionale. A Salerno, poi, abbiamo elaborato un sistema semi-automatico per legare tutto questo processo che ora vi descrivo eh, all'invio eh, all tramite email. Quindi, il questionario viene fatto online tramite Google Moduli molto semplicemente le risposte su scala 1 a 5 su queste diverse situazioni, il clima della classe, processi valutativi, gestionali, quelli che vi dicevo abbiamo chiamato le quattro dimensioni fondamentali, eh, su queste il sistema elabora e invia ad ogni singolo partecipante eh, dei feedback. Quindi, se il, la risposta si allinea con quelle che sono le evidenze scientifiche a livello internazionale, arriva su quella risposta, ok, qui è vero perché Tizio, Caio, Sempronio ci dicono che sulla risposta successiva c'è un disallineamento, guarda, arriva il feedback nella stessa mail, in questo caso sarebbe preferibile agire in questo modo e così via qui che cosa vedete. Noi abbiamo somministrato negli ultimi anni a migliaia di insegnanti eh, questo questionario, pur con eh, dimensioni arricchite di domande eh, ulteriori, ma sostanzialmente volendo fare una media, il grado di chiamiamo allineamento tra quello che sono le evidenze scientifiche e quindi le migliori pratiche empiricamente verificate e validate e i risultati invece dei questionari ci hanno portato a presentarvi questo grado. Vedete l'altezza di ogni colonna in questo histogramma ci dice che sulla dimensione progettuale mediamente tra il 40 e il 50 dei docenti ehm, esprime il proprio parere che è coerente con quelle che sono le evidenze empiriche. Così per la dimensione cognitiva, qual è la dimensione maggiormente eh, poco, eh, diciamo, efficace da un punto di vista di conoscenze e applicazioni sul campo? La dimensione valutativa. D'altronde noi sappiamo che in Italia da anni c'è un gap su queste cose, tutti ne parlano, ma nessuno riesce a fornire strumenti e anche a livello formativo. Eh, protocolli efficaci quando parla a livello eh, formativo ovviamente il problema sono eventualmente le normative di riferimento quindi quel che bisogna fare quindi non della qualità dell'insegnamento all'università ma in, nel complesso quello che il legislatore decide di mettere nel campo ma in ogni caso resta il fatto che vedete è la dimensione gestionale che è al limite del 50% ancora di più noi abbiamo somministrato questi questionari in fase di formazione, e eh, diciamo dalla Sicilia, ovunque li abbiamo fatti, io e il professore Calvani, eh, il professore Miranda, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo più o meno raccolto il quadro nazionale. Non cambiano le prospettive degli insegnanti, che siano calabresi, che siano lombardi o, la, o nel Lazio più o meno sono abbastanza omogenei quei risultati. Ancora di più, in una ricerca precedente del professore Calvani pubblicata con la collega Minichetti nel 2018, mi pare, e in altre successive che abbiamo svolto in altre sedi locali con gli studenti di formazione primaria, per esempio a Salerno, ebbene, con studenti del quarto anno e una laurea quinquennale a ciclo unico formazione primaria, eh, abbiamo verificato che sono praticamente sovrapponibili. Quindi probabilmente nell'ambito della formazione degli stereotipi, quelli che chiamiamo mindframes, non vengono modificati pur con quattro anni di percorso formativo, tirocinio, laboratorio e insegnamenti. Eh, in generale le criticità non ve le mostrerò tutte. Ma sono in particolare queste. Per esempio, l'item 7, vedete, è al di sotto del 10% l'allineamento tra quello che ci dicono le evidenze empiriche a livello internazionale e le risposte dei docenti e anche degli studenti, come vi ho detto una, una, un attimo fa. Eh, sostanzialmente, nell'item... Eh, si, propone, eh, si propone come domanda l'insegnante efficace ritiene che la, una delle opzioni sulle quali bisogna scegliere da una a 5C è quella, quella, che vedete con il numerino 7, proprio al di sotto della freccia blu eh, freccia verde. Grazie Loto per <ride> l'aiuto, eh, Si deve avere un'idea precisa della durata e della conclusione. Bene soltanto il 7% è d'accordo con questa affermazione. Ovviamente significa che il resto è una media probabilistica, ovviamente, ma ci fa capire che non tutti gli insegnanti in maniera ragionevole cosa fanno, progettano la lezione, la strutturazione, i tempi, tipo quelli che ci ha presentato il collega un attimo fa. Perché dire lezione efficace significa anche dire lezione che va progettata e vanno individuati i tempi per l'avvio, lo sviluppo e il termine. Grosso modo sono questi i tre momenti fondamentali. Andiamo avanti. Eh, L'item 11, vedete, eh, aggiungere quanti più stimoli possibili alla presentazione, anche in questo caso la eh, percentuale di insegnanti che ci dice... Che è sbagliato fare così, è pari all'11% e questo è legato alla questione, poc'anzi presentata, sul carico sul sovraccarico cognitivo, quindi Sweller per intendeci teoria del carico cognitivo. Il collega faceva eh, l'esempio della lavagna, ma normalmente quando facciamo lezione noi tutti. Eh, allo scopo molte volte di mitigare, di allentare la tensione, aggiungiamo aneddoti, eh, situazioni. Ebbene, le ricerche dimostrano che questo pur voler far bene a livello ingenuo è sbagliato, perché dall'altra parte abbiamo studenti, bambini, preadolescenti, eccetera, eccetera che ascoltano l'esperto e quindi non riescono a comprendere qual è il messaggio importante, qual è il messaggio che invece può essere eliminato? Tutto questo crea sovraccarico cognitivo. Questo vale sempre, vale per un video, per esempio, questa slide eh, è un esempio di sovraccarico cognitivo, ma dato che noi abbiamo dei tempi limitati, eh, andava fatti in maniera più asciutta, ma ne dovevamo fare 10 di slide, invece, in questo modo riusciamo ad avere un quadro eh, complessivo. La numero 16, un ambiente multimedale migliora l'apprendimento. Anche in questo caso, un sacco di ricerche invece ci dicono che non è lo strumento in sé che migliora l'apprendimento, ma l'uso consapevole. Che ne fa l'insegnante e quindi eh, a livello metodologico, a livello di stimoli, e quindi da una parte c'è la teoria del carico cognitivo, dall'altra la questione del feedback, del coinvolgimento degli studenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non li presento tutti. Eh, su questo è stato pubblicato un libro un paio di anni fa sempre dal professore Galvani, La didattica in classe della carocce se vi interessa insomma dategli uno sguardo grazie andiamo avanti insomma non dunque eh, questo già ve l'ho detto la cosa interessante è che questo feedback che arriva agli insegnanti che hanno compilato questo questionario può, può essere utilizzato il quadro complessivo dall'esperto per individuare delle criticità e dei punti dai quali cominciare la formazione in relazione agli obiettivi del percorso stesso, eh, non è detto che debba essere usato in questo modo. Io, per esempio, nel TF ASOS comincio in questo modo molte volte per stimolare gli studenti a cominciare a mettere in atto processi riflessivi, ma ovviamente. Può essere utilizzato anche in altri ambiti e eh, strutture organizzative, pensate all'industria. Il modello è sempre quello: ti presento dei contesti, delle soluzioni, dimmi cosa ne pensi, ti dico io quello che sarebbe auspicabile. Parliamo sempre a condizionale, ovviamente, perché tutto va negoziato e va condiviso poi nei fatti, e quindi in attività laboratoriali in attività, che vedremo tra un attimo, di micro-teaching e lesson study, ma anche a farla apposta ci siamo arrivati. Dunque, in generale, queste due tecniche sono state eh, sviluppate eh, soprattutto in Oriente, e fanno riferimento alla stimolazione e alla messa in campo di determinate azioni da parte dei docenti che vanno formati ovviamente per arrivare a quella che noi molto spesso chiamiamo comunità di pratiche comunità di apprendimento. In che cosa consistono? Ve li mostro molto velocemente uno. Uh, prima il lesso stadi e poi il micro teaching. Dunque, il lesso stadi innanzitutto è uh, una modalità di formazione. Perché condivisa? Perché l'insegnante, diciamo che c'è un titolo per la lezione, Tra dieci giorni io sto in quella scuola, classe terza, storia, farò questa lezione, progetto la lezione e faccio la lezione, svolgo la lezione con alcuni colleghi che in aula fanno da, diciamo, uditori osservatori. Dopodiché, terminato questo step, al di fuori, quindi in una riunione successiva, c'è una discussione, una discussione dove i colleghi insieme condividono dei suggerimenti, dei commenti e normalmente poi viene ripresentata la lezione in un altro contesto tenendo conto di questi suggerimenti e commenti. Capite bene che in questo modo la comunità sviluppa delle competenze sulla base della condivisione e della riflessione sui processi messi in atto da esperti altri da sé. Ma l'idea è quella di costruire per l'appunto questa comunità. Ovviamente il lesser il punto terzo dell'elenco, va guidato all'inizio perché i modelli esperti da tenere in considerazione per le riflessioni e per la discussione sono fondamentali. Ad esempio, quali sono le fasi per una lezione efficace se tutti i docenti in quel contesto non li hanno ben chiari, l'esperto li deve presentare. Questo dà materia per discutere sulle azioni svolte in aula. Quali sono le criticità? Le criticità normalmente sono quelle legate alla, uh, al fatto che noi siamo un po' timidi, siamo, qualcuno molte volte chiude l'armadietto con la chiave, la nostra classe, io vi dico, io sto all'università, ma io ho fatto dieci anni l'insegnante di, di scuola primaria, dal 94, io sono vecchietto, come si dice, poi sono stato per qualche anno dirigente scolastico e poi all'università. Sto continuando a interessarmi ovviamente a questi temi che sento miei e quindi conosco gli ambienti, no? quindi chiudere a chiave, stare attenti, eccetera, eccetera. Ecco, la mentalità open, l'approccio open che è quello di Sapie: noi tutte le videoregistrazioni, le slide, i materiali senza copyright, ovviamente, quando sono con copyright non lo possiamo fare, sono tutti sul sito Sapie, come prima vi anticipava il professore Galvani. Tutti i video delle scorse stagioni dei mercoledì di, di Sapie stanno tutti online. Chiusa la parentesi, giusto per mettervi in condizione anche di andare a spulciare tra eh, le cose che sono state già presentate negli anni scorsi, oltre quelle che faremo in questa nuova eh, sta, eh, stagione. Microteaching. Il microteaching... Eh, Un'altra modalità di formazione condivisa. Qui cambia qualche cosa. Il docente progetta e fa la lezione, che, però, viene videoregistrata. Quindi non c'è questo aspetto di intrusività, si chiama, da parte dei colleghi, che potrebbe creare un po' di disagio nel docente stesso. La videoregistrazione poi viene proiettata e viene discussa. Con quei meccanismi di cui ho parlato anche prima con l'Esso Stadi, da tutti i docenti, al fine sempre di condividere, discutere e proporre comunque dei miglioramenti che non, so, non sono soltanto per il. Docente che è stato videoregistrato, come precedentemente per il docente che ha fatto svolto quella lezione, ma poi hanno una ricaduta complessiva perché il processo riflessivo, no il professionista riflessivo, vi ricordate il libro di Sean? Il punto è proprio quello di creare una comunità che cresce in maniera virtuosa, in miglioramento che proprio anche eh, di quelli che sono gli strumenti introdotti qualche anno fa il rad, no? E quindi eh, la l'autovalutazione dell'istituto con il la progettualità che tende a migliorare le criticità individuate dal rapporto di autovalutazione. Anche in questo caso, come per il precedente, ovviamente ci vuole la guida di un esperto, di formatori che presentano anche dei modelli di riferimento che possono servire nel momento di condivisione, discussione, riflessione condivisa. L'ultima slide eh, è quella relativa ad una scheda che può essere utile per avviare questi processi tutti quanti insieme, dove ci sono alcuni aspetti, ci sono questi, ma ce ne possono essere anche altri ovviamente. E questi, diciamo, sono una sintesi dalla dal quale poter cominciare, non ve la... Commento, ma per esempio lo svolgimento, vedete, sono quelle tre fasi di cui ha parlato prima il collega: svolgimento, o vedo il video, o sto in aula, io posso osservare se almeno questi indicatori o descrittori sono presenti, brevi presentazioni, esercizi, feedback, riprendere. Allora tu, fa, dici, vediamo insieme, eccetera, eccetera. Chiarezza del linguaggio e controllo del sovraccarico, quindi tutte le questioni che sono state presentate, seppur in maniera sintetica un attimo fa. Le dimostrazioni euristiche e se e allora cosa potrebbe succedere con bambini alla scuola primaria, al liceo, ovviamente si può fare in maniera ancora più strutturata. Ampiezza partecipativa della classe, in qual misura io col mio atteggiamento. Riesco a coinvolgere, a motivare, a incuriosire i ragazzi che ho di fronte, i ragazzi e le ragazze che ho di fronte a me e così via. Io mi fermo qui. Adesso lascio la parola al professore Galvani, che sono certo ci darà una sintesi di tutto questo che abbiamo detto prima di lasciare lo spazio, come sempre facciamo, a, alle vostre eventuali e, eh, domande. Insomma, su queste questioni che vi abbiamo presentato. Grazie. Ah, grazie Antonio, ma io direi di lasciare subito lo spazio alle domande, perché mi sembra che la presentazione sia stata molto densa, quindi nel caso eh, ci soffermiamo su richiamare qualche aspetto sulla base delle domande che verranno poste. Le domande possono essere presentate nella chat eh, e quindi senza problemi. Scrivete lì, la teniamo sotto controllo, leggiamo e... E rispondiamo, insomma. Prego, a voi la parola. Che faccio? La lascio o la tolgo la, la, la presentazione? No, va bene così, rodo, perché adesso insomma, ci si vede tutti insieme, magari che vuole anche eh, avviare il video, insomma, non ci sono problemi. La, io la chiamo la solitudine del formatore. <ride> Parlare davanti allo schermo. Non abbastanza siate timidi. È abbastanza alienante. Sì, è vero, è vero. Ma io provo a rompere il ghiaccio con qualche domanda. Cioè, queste, queste informazioni, questo approccio questo modo di affrontare la lezione, vi sembra, come dire, banale? Per esempio, qualcuno dice, sì, ma io ho sentito delle cose, ma per me sono delle cose ovvie, banali, perché spesso diciamo anche delle cose banali, eh, cose ovvie, eh, sono delle cose troppo complicate, all'opposto, troppo lontane dalla realtà. Cominciamo a posizionarci sarebbe, su una scala di questo tipo. Eh, ci sono delle, degli aspetti troppo difficili che sono rimasti poco chiari, che bisognerebbe spiegare meglio. Certo, sarebbe stato molto meglio, e magari ci lavoreremo, se accanto alle affermazioni Lotto Montina avesse anche fatto qualche piccolo video. Magari prepareremo per la prossima volta video di insegnanti che agiscono in un certo modo oppure in un altro. Magari Lotto Montino stessa che fa lezioni nella classe per sottolineare, per esempio, come si dà un feedback, come si presenta un argomento, cioè calare quello che è un po' lo schema generale all'interno di lezioni con contenuti specifici. Ma chiaramente questo al momento non siamo stati in grado di farlo. Però dipendentemente da questo... Vi riconoscete nelle cose dette? Vi sembra che ci sia qualche cosa che vi stimola a modificare qualcosa che già fate? Come vi io, posizionate? Io cam cambierei la prospettiva della domanda, perché quando faccio questi corsi, tutti quanti noi che insegniamo ci vengono in mente situazioni. situazioni no? Ogni volta che uno fa riferimento alla discussione nella classe, fa... ognuno di noi pensa a se stesso in classe, no? E quindi la domanda è eh, agli insegnanti, la pongo questa. Mm, pensate che si possa migliorare l'efficacia della vostra lezione, no? Pensare, ripensando agli episodi che vi sono venuti in mente durante l'esposizione le, che abbiamo fatto e eh, con i riferimenti che sono stati dati? Eh, pensate che si possa fare? che si possa creare una comunità di pratiche, come diceva il professor, per, per veicolare, per diffondere tutto questo nella scuola. Anche perché io parto anche da un punto di vista umano, cioè questi bambini, questi io lavoro alle elementari, eh, vivranno una vita molto più difficile della nostra. Cioè, siamo in un'epoca di grandi cambiamenti e difficilmente meglio. Eh, dovranno essere attrezzati ad un futuro che sarà molto peggiore di, di quello che, del presente di quando noi eravamo No, oh, Dai, noi siamo un uh, futuro e diverso dal nostro. La scuola come insegnante, <ride> mi pongo il problema: la scuola deve attrezzarli. No, attrezzarli. Sì. C'è sì. una domanda interessante sulla valutazione formativa nella scuola primaria, no? C'è il problema oggi della eh, nuova valutazione nella scuola primaria, ci dice eh, il collega Marco Renzi, ci chiede cosa ne pensate della questione livelli, giudizi descrittivi in contrapposizione, immaginiamo, alla questione del voto, perché c'è una certa discussione in questo momento nella comunità eh, pedagogica in Italia. Però il collega ha anche scritto valutazione formativa. Il problema è che molte volte... Il significato di valutazione formativa, che è un aspetto dell'ETQ, l'abbiamo detto prima, viene ignorato. Però lascio la parola a, ad Antonio, perché credo che su questa questione. Non mi vuoi tirare in causa sul tormentone di questi ultimi mesi? <ride> sì. Ma dunque, la questione della valutazione è una delle questioni, effettivamente, come diceva anche, abbiamo visto dal questionario, e, e hai fatto vedere te. È una delle criticità maggiori della cultura didattica italiana. Ma non solo di quella degli insegnanti, ma anche di quella dei pedagogisti, perché poi della stessa docimologia, tra virgolette, che è una piccola branca praticata da poche persone in Italia e spesso fraintesa. Per me, il problema della rotazione è tutto sommato, semplice. Nel senso che ci sono due tipi di valutazione. Bisogna capire questa distinzione prima di tutto, che è quella formativa appunto che è stata citata nella domanda e quella sommativa. Tutte e due questi momenti sono importanti. quella più importante da un punto di vista didattico è quella formativa. Cosa vuol dire valutazione formativa? Vuol dire il feedback che viene dato all'alunno che apprende in itinere. Ecco. È un, un altro modo per dire il feedback, la notazione formativa, sono tutti quei momenti in cui un alunno che apprende fa una prestazione e riceve un feedback che, come diceva Lotto, deve avere queste caratteristiche, far capire a che punto è arrivato, qual è l'obiettivo da raggiungere e dargli l'indicazione di miglioramento. Quindi la notazione formativa è un'azione dinamica. Pedagogicamente essenziale. Molti dicono che la valutazione va tolta dalla scuola. Assolutamente no. Specialmente la valutazione formativa. Se si togliasse la valutazione formativa, toglieremmo il feedback, che è l'anima del miglioramento. Poi, accanto alla valutazione formativa, che è quella importante pedagogica, ci sono dei momenti che la scuola sono momenti anche istituzionali, in cui la scuola deve fare il punto su quello che gli alunni hanno fatto e hanno appreso. Queste valutazioni finali in uscita si possono tradurre anche in numeri, il numero è anche un modo molto chiaro, o si possono tradurre in giudizi se vogliamo, ma spesso però il numero o comunque una posizione in una scala gradi è molto più chiara nella comunicazione ufficiale istituzionale che si deve dare e va comunque fatta anche proprio per gli stessi alunni. Che hanno bisogno di sapere alla fine di un percorso se loro sono arrivati a un certo livello o un altro. Se venisse a mancare questo giudizio finale, si esprima come lo si voglia esprimere, sarebbe un sopprimere agli alunni il momento importantissimo del confronto con la realtà. Perché esiste comunque una realtà giudicante. Che sta al di là di quello che fa la scuola. E gli alunni vanno anche abituati a attrezzati, anche ad affrontare quel piccolo margine, se vogliamo, di stress che comporta il doversi confrontare con il risultato in termini di quello che siamo riusciti a fare. Quindi, per me il problema è un problema spesso di cui si parla abbastanza con una certa retorica, seguendo l'onda emozionale quelle che sono le cose importanti sono queste qui capire che la votazione è importante è un architrave importante per l'apprendimento delle due forme c'è cioè quella dinamica è quella più importante poi ce n'è una istituzionale che è di bilancio che si può esprimere in vari modi ma ciascuno lo esprima come meglio crede ma comunque non si può ignorare né l'una né l'altra. Altra domanda, chi è a proporre modalità di formazione condivisa? Penso che si riferisca alle sostati, è chiaro che sono, sono delle esigenze del collegio dei docenti e quindi eh, poi c'è il piano formativo, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema del modello della condivisione, di analizzare, eccetera, eccetera, dipende dal progetto perché siete voi ad indicare vogliamo farlo in questo modo credo che oltre questo non si possa andare eh, leggo un'altra domanda sempre eh, sarebbe interessante vedere eh, messi in pratica tutti questi suggerimenti dati per una lezione efficace perché poi qualcun altro la lega alla libertà di insegnamento l'approccio non è banale la comunità di pratica sarebbe ottimale, ma i colleghi spesso invocano a torto, tra, tra parentesi, la libertà di insegnamento. Diciamo, non è proprio una domanda, però è una domanda. Ma, dunque, dunque, nessuno vuole negare, diciamo, tra virgolette, la libertà di insegnamento, almeno così come è definita nella Costituzione, con il suo valore eh, ideologico, ideale, e così via. Però, ci sono anche delle, come dei vincoli che sono posti dalla deontologia professionale. Non si può dire ad un medico che diciamo, puoi curare i pazienti come ti pare. Ci sono delle regole che ti vengono poste dalla disciplina. La disciplina ti dice che se uno ha un'infezione un gli devi dare l'antibiotico, non lo puoi curare con, con l'aspirina o con l'omeopatia. Allora, eh, qui bisogna mettersi d'accordo. Ci sono dei limiti che do dovrebbero quantomeno essere att attenzionati, infatti, oggetto di attenzione. Poi nessuno vuole imporre nulla. Non siamo certo per le, le, le metodologie di Stato e quant'altro, no? come non siamo per i manuali unici. Ci mancherebbe niente di tutto ciò. Però, per esempio... Se io trovo degli insegnanti, e ne trovo tanti, me, che insegnano a bambini che hanno qualche problema di rischio di dislessia in prima elementare con un metodo globale, gli dico assolutamente non lo fare. Stai rischiando di rendere quel bambino dislessico, perché noi abbiamo quintali di evidenze che, su queste cose. Quindi gli insegnanti devono sapere che ci sono delle cose gravi che devono evitare. Ce ne sono altre le quali, insomma, è preferibile, ci sembra preferibile usare un metodo rispetto a un altro. Altre ancora in cui si può con prudenza fare certe cose che normalmente è bene evitare. Cioè la gamma delle situazioni è molto variegata, quindi bisogna ragionare bene, però ci sono anche delle cose gravi. Se si trova scritto come si trova nelle lettere Q, che tu hai. Un bambino e un bambino autistico e proponi di fargli di trattarlo con la psicoterapia, guarda, assolutamente non lo fare. Ci sono i metodi comportamentistici che ormai ti, ti permettono a quasi tutti i bambini autistici di ottenere dei miglioramenti, gli vanno fatti dei trattamenti di quel tipo e non, diciamo rivolgersi non so, alla psicoanalisi perché tu sei innamorato della psicoanalisi non puoi immaginarti il mondo come ti pare o non puoi immaginarti che per esempio il lavoro di gruppo sia una panacea nel gruppo tutti imparano no perché le esperienze ti dimostrano che il gruppo è molto distrattivo in genere in un gruppo lavoro uno due altri tre quattro non fanno niente usare sistematicamente il lavoro di gruppo porta un dispendio di energia, un abbassamento dei risultati. Ci sono i dati. E se tu vuoi fare come ti pare, non possiamo costringerti nulla, però ci vuole anche un pochino come dire, di deontologia professionale. Per questo dovrebbero essere dentro le scuole. Ah, premetto anche che nessuno di noi pretende di avere la verità in tasca e sarebbe davvero un cattivo modo di intendere il nostro lavoro, come se qualcuno lo intendesse come... Fossimo dei dispensatori di ricette. Lungi da noi questa immagine. Ecco, L'evidence-based education è soltanto un mondo di ricerca scientifica in cui si trovano le soluzioni che statisticamente sono preferibili ad altre. What works under what circumstances? Che cosa funziona meglio all'interno di determinate circostanze, in senso probabilistico? Ci sono poi sempre le eccezioni. Quindi è un campo nel quale noi cerchiamo di dare consigli, raccomandazioni. Naturalmente poi sta agli insegnanti e alle scuole valutarli, però all'interno di ogni scuola ci dovrebbe essere un momento in cui la scuola si interroga e dice quali sono le nostre impostazioni metodologiche preferite. Sono la Flip the Classroom? Sono il metodo di sono pinco pallo ci sono evidenze scientifiche a supporto di queste impostazioni ci sono ecco, si vadano a cercare e poi si, si decide quelle diciamo le indicazioni che noi diamo sono quelle che ci sembrano le più affidabili poi gli insegnanti e le scuole facciano quello che vogliono Scusate la risposta un po' lunga, ma... Volevo, volevo tornare al collega che chiedeva chi propone la, la modalità di formazione condivisa. Cioè, alla fine poi le cose cambiano per iniziativa degli individui. Se ci sono dei colleghi qua che sono interessati a sviluppare questo tipo di approccio, eh, noi come SAPI siamo assolutamente a disposizione. Chiaramente, come inizia sta cosa? Eh, uno inizia a leggere... Qualcosa su, ma bastano anche le slide che abbiamo fatto oggi, inizia ad applicare e propone ad altri colleghi di fare una sperimentazione, per esempio un Lesson Study. A quel punto se c'è un accordo se ne va a parlare con la dirigente, si coinvolge il responsabile della formazione, si formalizza la cosa e sappia, insomma, noi come esperti siamo assolutamente ehm, disponibili a fare dei. Partnerariati se si può dire per eh, aiutarvi e supportarvi in questo. C'era il problema anche che diceva dei, dei colleghi che non vogliono essere coinvolti. Sicuramente ce ne sono sempre, però, già se in un'interclasse, in un gruppo della stessa classe dove si fa le stesse materie, c'è accordo, quello è un nucleo assolutamente dal quale partire, anche per uscire un po' dalla solitudine in cui a volte come insegnanti finiamo. Per la messa in pratica, eh, non saprei, sì, dei video prof, proponeva il professor Calvani, perché no? Assolutamente si può fare e l'altra cosa per la messa in pratica è chiaramente il micro-teaching, perché quando si lavora con dei video dove si vedono i colleghi che, che fanno delle cose, si, si può osservare, si può commentare, è quella sicuramente la forma migliore per comprendere la pratica, sembra essere... Eh, Appunto, questa del commento del video e quindi commentare in diretta in un momento di formazione questi aspetti. Eh, professor Marzano, c'era qualcuno che chiedeva l'ETQ online se era disponibile e poi invece volevo ringraziare Marta, Ma, Marzia Barbisan che ha scritto un bellissimo messaggio dice a mio avviso bisognerebbe scrivere in grossetto sulla, davanti alle classi la parola clima di classe senso di gruppo ritmo di apprendimento e umorismo spesso è difficile il clima tra colleghi però insomma l'umorismo aiuta sempre questo, questo sì è... infatti è, dappertutto ci dovrebbe essere è ritornato il nostro presidente eh, rispondo soltanto brevemente alla domanda sull'ETQ stiamo sviluppando il professore Calvani è al corrente un modello open che non può essere altrimenti come modello eh, messo a disposizione di esperti formatori, insegnanti e penso che sarà online eh, per l'anno nuovo perché è stato dato l'incarico a, a un gruppo di esperti esterni con un budget che tenevamo a Salerno Uh, dirottati per fare questo, questo lavoro, sarà un ambiente open dove ci si registra e c'è la possibilità di costruire ex novo ovviamente altri item su altri argomenti eccetera eccetera e ci sarà una bibliografia dove, alla quale si fa riferimento per la costruzione e per la presentazione di item che già stanno all'interno e sarà sul sito se ricordo bene cofactor.e una cosa del genere dove cofactor è un acronimo ovviamente non un accrocchio come direbbe il professore Calvani Ci sono tre domande interessanti Posso Va vado con la prima Nel momento in cui alcuni alunni non sono attenti nonostante la lezione sia stata progettata e il setting predisposto, come insegnante, come intervengo? Richiamo perché in un grande gruppo è difficile avere l'attenzione di tutti. Questo problema dei problemi: dico due parole dappertutto, eh, sicuramente c'è la vicinanza e il controllo prossimale. Mi posso spostare nell'aula, avvicinarmi, posso. Potrebbe essere che, che si distraggono perché no, non sono attenti, perché non sono coinvolti, quindi gli de mi devo preoccupare di dare qualche cosa loro da fare perché in quel momento non lo stanno facendo. Posso dare una serie di segnali visivi, posso eh, muovermi appunto nella classe richiamando l'attenzione e posso anche andare a verificare di persona eh, se c'è qualche problema se... e anche intrattenermi ragazzi a cosa state pensando c'è qualche problema c'è qualcosa che ci distrae dalla lezione possiamo rientrare in situazione ok dobbiamo fare questo e questo proviamoci un intervento del genere sempre tenendo conto ovviamente dare sempre uno sguardo alla questione del sovraccarico magari sono... c'è un po' più di rumore perché sono arrivati al limite Capita anche a noi, voglio dire, quando ci stanchiamo, che cominciamo a guardare il cellulare, a parlare con chi sta a fianco, eccetera, eccetera. Cioè sono tante le variabili che vanno considerate, ovviamente, tra cui anche queste qui. Il problema del rumore è un aspetto molto importante, è un indicatore molto importante che va trattato però, come dire, a parte gli interventi momentanei, che sono quelli sulla prossemica, soprattutto. Ci si avvicina, ci, si modula la voce, però l'indicazione del rumore, una classe rumorosa, è indicativa di una classe che tende sistematicamente a non stare attenta. La cosa peggiore che può fare l'insegnante è di alzare la voce, cercando di sovrastare il rumore che mantiene permanente. Queste problematiche qui di gestione della classe dovrebbero essere affrontate a monte, a monte, preliminarmente e comunque con interventi sistematici, perché sono gli aspetti più disastrosi. In questa scala di rumore si può andare a livelli ovviamente anche tali per cui la classe diventa impossibile e ingestibile, ma allora bisogna ricorrere ad altri... Soluzioni che escono anche dal rapporto dell'insegnante con la propria classe. Cioè ci sono delle questioni di contorno a tutto l'aspetto cognitivo che sono quelli della gestione che oggi diventano spesso eh, pregiudicano proprio la situazione, ma vanno affrontate a livello di classe e di scuola e dovrebbero essere affrontate anche con dei corsi. Nella scuola dell'infanzia, perché i bambini arrivano oggi a scuola primaria con minore autocontrollo, minore capacità di attenzione, più instabilità, eh, l'iperattività sembra quasi una caratteristica diffusa rispetto a 10-20 anni fa. Ci sono studi che confermano questa trasformazione, per cui bisogna compensare già dalla scuola dell'infanzia con attività che educano all'autocontrollo, al rispetto dell'altro, all'ascolto, a seguire delle regole, a farsi una sequenza, un ordine di cose da fare, cioè una educazione proprio all'aspetto all dell'autocontrollo e del comportamento sociale. Se arrivano a scuola già in condizioni difficili, bisogna che la scuola non, non si è lasciato l'insegnante solo, ma la scuola prende delle iniziative eh, di largo spettro su questi, su questi eh, comportamenti perché sono da affrontare quanto prima possibile, non da trascinare. Quando si arriva a una scuola media rumorosa, diciamo incontrollabile, è un disastro. È un disastro, anche se è vero che poi le, le classi si comportano diversamente da insegnante a insegnante perché vuol dire che gli alunni come dire, si insinuano nelle debolezze e nelle incoerenze di certi insegnanti che non sanno diciamo, mantenere una buona conduzione. Bisogna aiutare questi insegnanti ad essere dei bravi gestori delle dinamiche in classe. Due domande, credo che. Monica possa... sottolinea anche il ruolo della pandemia. Che... Oh, scusa, Antonio. No, no, fai, fai, era l'ultimo messaggio che era arrivato. No, volevo dire un'altra cosa. Finisci, finisci. No, no, volevo dire che Monica sottolineava il discorso della no, pandemia, no, anche no, che è inciso sulle nuove generazioni, e poi c'era. Volevo leggere l'altra domanda. Ma anche all'università, i ragazzi. Quest'anno, no, ma l'anno scorso, un anno e mezzo, due anni fa, eh, hanno pagato sulla propria pelle. Il lockdown, il distanziamento, eccetera, eccetera, quell'umorismo di cui parlava la collega, cioè sono stati da soli. Quelli sono gli anni, no? Istrionici, si esce, si scherza. Ci sono due cose, ma la seconda, forse veramente molto interessante. Quella sul volume sussidiario alfabeto 140 eh, sì. chiede il collega Renzi se è previsto un volume per la classe seconda. Si Questa sta... è una ricerca si che avete sta... fatto. Allora, sabbia, si, fatto... si sta preparando qualche cosa che sia la continuazione di Alfabeto, ma più che, più che la continuazione, è la premessa di Alfabeto. È in atto ormai con sede a Bergamo, all'Università di Bergamo, un progetto Dislessia Free, che inizia dai quattro anni: quindi tutto concentrato con tutto. Insomma che dà una grossa importanza alle attività metafonologiche e anche di codifica e di codifica che già si iniziano con bambini da 4-5 anni. Lo scopo è di arrivare alla fine della seconda elementare, dislessia zero. Dislessia zero, lo ripeto, questo è lo scopo. Poi sarà un limite raggiunto, non raggiunto, anche difficile da misurare, però... Lo scopo è dimostrare che con una lingua come l'italiano, che è una lingua trasparente, si può avere un abbassamento quasi al limite zero della dislessia e un abbassamento significativo della disortografia se si fanno una serie di attività prima di entrare nella scuola e poi si continua in prima con il programma alfabetico. È un'ipotesi di lavoro. Io sono convinto che si possa risultare, diciamo, verificare questa cosa, però nessuno l'ha mai. Ci stiamo lavorando, abbiamo iniziato con l'Università di Bergamo a un percorso con diverse scuole, se ce ne sono altre si, che vogliono partecipare, si inseriscano per l'anno prossimo in questo programma eh, sperimentale. La facciamo l'ultima domanda: fanno un accostamento tra lezione efficace e lezione segmentata. Ma dunque, io non so a che cosa si riferisca l'espressione lezione segmentata, ma quando Lotto ha presentato come una delle raccomandazioni della teoria del carico cognitivo quello che teoricamente si chiama il chunking. Chunking vuol dire fare a pezzetti un percorso, no? dividere in tronchi, penso che sia ciò che qui viene chiamato lezione segmentata. Quindi la, lo spezzettamento di un percorso di apprendimento complesso in piccoli passi è l'operazione più importante che si deve fare per rendere acquisibile quel contenuto e appunto riducendo tutto il carico cognitivo. Quindi penso che... Eh, si intenda con la stessa cosa, però lezione segmentata è un'espressione che, a dire il vero, io non ho mai sentito usata. Viene molto utilizzata nei gruppi di Facebook, eh? Eh, viene ah. molto utilizzata nei gruppi di Facebook, ma in effetti, Vabbè, il significato è questo: si... suddividere in microsequenze no. è un po' quello che sui, diceva sui, Loto, no? Su Facebook, dei quali il nostro Ogni presidente gruppi, proprio, è molto le, esperto le si usano, si creano terminologie. Eh, bisogna chiedere al nostro esperto presidente <ride> che su Facebook, la didattica, è un profondo conoscitore. Io non ho mai servito, trovo un, però... po tutto, cioè... un po' di tutto, un po' di tutto. Meno si... di buono che di cattivo. Meno buono e più cattivo. Però, 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 però si trova un po' di tutto. Comunque è un termine che probabilmente è equivalente al discorso del chunking che, che poi hai fatto. Le, lezione suddivisa in, in pezzetti. Io anche, mai sì. sentito, però mi suona bene. Segmentata, va bene. Allora in camera, nella prossima presentazione, invece di usare questa parola chunking, metti lezione segmentata grazie alla... a meno che non sia proprio una teoria a cui faceva riferimento chi ha scritto ma Allora adesso, se ce lo può specificare beh, un riferimento beh. andiamo a vedere volentieri ma la teoria è quella lì del modellamento guidato i piccoli passi ah, che... micro sequenze bene. bene esistono cose ah della Zarichelli sul coso segmentato sì sì è il Cianchi allora mm. sì però eh, io ho anche interagito, con, apprezzo molto il lavoro della Zanicali, però non è solo il chunking che permette di migliorare l'efficacia della lezione. Ci sono altri aspetti che sono appunto la metacognizione, eh, quindi il rapporto con le preconoscenze: cioè il junkie, cioè la, la semplificazione in parti è una cosa importante, però non copre, copre l'intero quadro. Di, Così della meccanica di una lezione che vuole essere efficace. Però va bene, c'è anche, anche quello, anzi, ha un ruolo. Il feedback, come si gestisce il feedback, è l'altro aspetto collaterale di una grandissima importanza. La, la chiarezza degli obiettivi, come diceva Lotto, la questione dell'operazionalizzazione degli obiettivi è un'altra delle grosse idee, delle grosse cose importanti che non è entrata nella cultura. Italiana. Se voi guardate anche le indicazioni nazionali, quando si parla di obiettivi, sono obiettivi indicati genericamente, con espressioni generiche, tipo storia, conoscere le civiltà antiche. Cosa vuol dire conoscere le civiltà antiche? È un obiettivo che va bene per quinta primaria, come per l'università. Se non sono operazionalizzati, cioè se non, sono, non si abbinano a queste dichiarazioni, dei facsimili di prove dove si fa vedere il bambino deve alla fine superare una prova di questo tipo, con questo tot di quesiti, questo livello di complessità, arrivando a questo livello, questo significa operazionalizzare gli obiettivi, se non c'è questa articolazione, esemplificazione, che deve essere proprio indicare anche proprio la dimensione, il livello da, co da conseguire, eh, sono parole vuote. E questa è una causa di una grande confusione, perché tutte le scuole sono lì a rimettersi su come valutare, eccetera, eccetera. Basterebbe che a livello istituzionale si dessero degli esempi, quantomeno dei facsimile, delle tipologie, si entrasse nell'idea di esemplificare. E si capisse che l'indicazione puramente verbale come ci insegna l'operazionalismo che è una delle teorie scientifiche negli anni 30 che è seguita negli studi sociali è molto seguita ci insegna che se io uso valutare il pregiudizio eh, e se senza indicare gli strumenti con cui lo valuto un insegnante un ricercatore arriva a dei risultati un altro a risultati opposti perché i concetti astratti sono estremamente ambigui. Eh, quindi questo è un altro concetto importantissimo da fare introdurre nella docimologia, decimolo perché anche i docimologi non lo conoscono, e soprattutto nella cultura didattica italiana. Volevo dire che nel frattempo sono andato a vedere che cos'è la lezione segmentata per Zanichelli, eh, ed è un altro modello di lezione fondamentalmente, perché anche quello che abbiamo presentato noi sono modelli. Per esempio, Bell ne presenta un altro in tutti gli autori e loro hanno sviluppato questo modello. Mi sembra ben fatto, perché eh, questo video spiega i quattro momenti in cui si compone: la verifica delle preconoscenze, la lezione frontale qualche attività per far esercitare la classe e la restituzione con discussione finale. Loro beh, mettono questi quattro. Beh, sì, l'hanno arricchito. Quando l'ho visto io eh, avevano proprio questa focalizzazione sul, sulla scomposizione, sembrava che avessero scoperto chissà che cosa. Comunque, diciamo, siamo abbastanza convergenti, come siamo anche convergenti con gli studi della Fondazione Agnelli. Voi sapete che qualche anno fa la Fondazione Agnelli ha fatto una grossa ricerca sulla lezione in classe, su migliaia di insegnanti, arrivando alla conclusione che un terzo degli insegnanti è a un livello molto basso nella capacità di strutturare una lezione, solo un terzo se la cava bene, un altro terzo così e così, e puntualizza proprio l'importanza che la lezione sia strutturata e interattiva. Strutturata vuol dire mirata bene agli obiettivi e interattiva, con un buon livello di interazione. E su questo siamo d'accordo. Però, anche qui, per esempio, a volte parlando con tanti docenti, io mi sento fare questa osservazione: professore, ma io faccio una lezione come dice lei, faccio una lezione dialogica. Spiego e faccio le domande. Non spiego così di, di seguito, senza interrogare. Mi rivolgo sempre agli alunni, allora è chiaro questo, è chiaro quest'altro. Ok, questo è il primo passo, ma punto primo, a quali alunni ti rivolgi? Quanti alunni partecipano alla fine della tua conversazione? Come diceva Lotto, se tu fai la domanda, come generalmente fa l'insegnante bravo, aperto, dialogico, alla classe, partecipano sempre più estroversi alla fine gli altri non hanno parlato mai. Punto 2, anche se hanno parlato tutto, si ricordano le cose dette, gran parte delle cose dette si dimenticano. Per cui il secondo passaggio, farvi scrivere, scrivere tutti, come diceva Lotto. andiamo più piano, l'insegnante fa la domandina, a questo punto tutti a scrivere, scrivete la risposta a questa domanda, tutti, tutti, e scrivendo... Quindi tutti si ha la garanzia che partecipano e scrivendo si ha molto più garanzia che le cose poi, eh, diciamo, rimangano nella mente. Quindi vedete, ci sono delle sfumature che poi non sono sfumature e basta, sono delle differenze sostanziali anche verso insegnanti che in tutta buona fede si impegnano per rendere interattiva la lezione. L'interazione è una cosa che va messa sotto controllo. Chi interagisce quanto è nell'interazione quanto è simile. E poi simile al ciclo dell'apprendimento esperienziale, questa lezione segmentata. Sì, adesso stavo, stavo vedendo lo schema, cioè, lo schema dice prima le preconoscenze 5 minuti, poi un quarto d'ora di lezione. Dieci minuti di attività, un quarto d'ora di restituzione con condivisione, feedback, chiarimenti fatto nelle attività dagli studenti e poi cinque minuti di conclusione. Sì, questo diciamo è il modello che poi canonicamente corrisponde a quello che si chiama la Direct Instruction, modello vale. canonico, poi su cui ci sono tante varianti, però è il modello... In Cina fanno tutto in quel modo lì, eh? Abbiamo delle testimonianze di iscrizione di osservatori, insegnanti arriva. Allora ragazzi, cosa avete? Dunque, riprendiamo dove eravamo rimasti. Cinque minuti, scrivete, e rispondete a questa domanda, poi si introduce il nuovo concetto. Eh, adesso provate, vi faccio due domande, scrivete. Adesso provate un, trucco, un altro concetto. Adesso a coppie. Provata a rispondere a coppie, ok. Adesso si arriva alla fine. Cosa abbiamo imparato oggi? Quali erano le cose più importanti? Come ce le possiamo conservare? Le riprenderemo la prossima settimana? In questo, questo, questo. Fanno tutti così. Che è il modello che diciamo per tanti rivoli è quello che è risultato il modello più efficiente, più efficace, insomma. Scusate, io vi, vi, vi lascio perché ho un'altra riunione già cominciata. Sì, ma ecco. ma credo, che, credo che si stia finendo il tempo. No, Presidente, no, abbiamo ancora un po' di tempo. Se ci sono altre domande, se qualcuno vuole ancora soddisfare qualche curiosità, se non ce ne sono, possiamo anche chiudere. Direi che ci siamo. Bene. Se non vi sono, sono altre domande, allora vi ringrazio per la partecipazione. Ecco, ringrazio sia Grazie voi che avete partecipato, sia Grazie, a tutti i collaboratori. Grazie. l'occasione per farvi i miei migliori auguri di buone feste. E vi ricordo che i mercoledì di Sapie tornano, mercoledì 10 di gennaio, cioè con un lavoro, con una, con una presentazione che appunto riguarderà. cioè i giochi musicali e i disturbi dell'apprendimento. Avremo due relatrici che presenteranno delle evidenze internazionali sul ruolo dei giochi musicali nella scuola dell'infanzia per lavorare sulla consapevolezza fonologica di cui abbiamo accennato anche in questo seminario e, e mi auguro che siate anche in quell'occasione molto numerosi. Mi auguro eh, che anche voi sostegnate le attività di SAPIE. Grazie a tutti e a tutte. Buone feste. Buone, Buone feste. feste a tutti. Grazie.